Chingy è appena uscita su Zenless Zone Zero, ma varrà veramente le vostre pool? Io sono Cotoletta e con questo video ve lo farò scoprire. Chingy è un personaggio stun fenomenale, non c'è molto da dire su questo. Versatilità è la sua parola d'ordine, dato che come vedremo dopo può workare in qualunque team, basta che ci sia almeno un attacker o qualcuno della sua fazione. Detto questo, direi di concentrarsi su quello che è il suo kit. Basic Attack, allora non fatevi intimorire da questo wall of text gigantesco, perché in realtà è molto semplice. Molto in breve, quindi Chingy sotto la barra vita ha questo meter, questa barra diciamo. Questo è il suo Flash Connect Voltage. Questa barra andrà a riempirsi ogni qualvolta Chingy andrà a fare Electro Damage. Quindi con il terzo hit del suo Basic Attack, usando il Dodge Counter, utilizzando la sua Special EX, l'Assist, il Chain Attack e ovviamente anche l'Ultimate. Il modo principale però in cui andrete a caricare la vostra barra sarà quello di iniziare con la sua EX Special Skill seguito dal suo Basic. Perché dite? Perché in questo modo subito dopo la sua Special EX Skill faremo subito quello che è il suo terzo Basic Attack. Quindi skipperemo il suo primo e il secondo Basic che non fanno Electro Damage per andare su questo terzo Basic. Ma non è finita qui, perché questo Basic Attack terzo appunto è un pochino particolare. Ebbene, questo terzo Basic Attack dura all'infinito, quindi per sempre, o meglio fino a quando deciderete di premere continuamente quello che è il suo Basic Attack Button. Il quarto Basic avverrà solo quando andrete a smettere di premere il Basic Attack Button. La cosa più bella però è che anche doggiando durante questo terzo Basic Attack, ripremendo subito il tasto dell'attacco, continuerete il vostro terzo Basic Attack. Una volta che avremo il 75% o superiore di barra, tenendo premuto il tasto del Basic, quindi praticamente un attacco caricato si può dire, andremo a eseguire un attacco chiamato Enchanted Moonlit Blossoms. L'attacco completo consiste in 5 attacchi, ma rilasciando prima il tasto dell'attacco base andremo subito all'attacco finale, cosa che tecnicamente non conviene troppo, vi spiegherò anche dopo il perché. L'unica differenza tra il fare questa chain di attacchi con la barra al 75% o al 100% è il danno che andremo a infliggere, perlomeno a Mindscape Zero. Durante tutta l'animazione di questo colpo andremo ad avere Super Armor, quindi una resistenza alle interruzioni molto aumentata, ma non 100%. Questa speciale mossa inoltre va a impattare molto sulla sua Core Passive, è veramente un botto sinergica. Per ogni colpo inflitto infatti andremo ad aumentare il danno che il nemico prenderà in Daze. Facendo un Enchanted Moonlit Blossoms completo andremo a prendere 5 stack di Rush e una di Finishing. Quindi insomma, per raggiungere il cap contro quelli che sono i boss dovremo fare almeno 2 full Enchanted Moonlit Blossom, cosa che invece non servirà nel caso dovessimo trovarci contro dei normal o elite monsters, dove appunto basterà solo una rotazione completa di Enchanted Moonlit Blossoms per maxare questa core passive, dato che appunto su di loro avremo il doppio effetto. Da questo quindi possiamo intuire che vogliamo portare su prima i suoi basic e poi la sua EX special. Le altre cose, boh, magari al 6, ma non sono veramente così tanto impattanti. Se chiaramente volete saperne di più, saremo in live su Twitch. Mi raccomando, il link in descrizione, venitemi a trovare. Diamo un rapido occhio alle Mindscape. Allora, Mindscape 1. Barra piena all'inizio della battaglia e un 30% in più di regen della stessa. Usare quello che è l'Enchanted Moonlit Blossom alla massima potenza diminuirà la difesa del nemico, aumentando al contempo il re di Chingy contro quel determinato nemico. M2 aumenta semplicemente lo stun multiplier della core passive e alle massime stack aumenta anche il suo daze. Mindscape 4, entrando o uscendo dallo stato di Flash Connect, prenderemo uno shield. Se uno shield è già presente quando andremo ad attivare appunto questa condizione, avremo 5 di energia restaurata. E come ultima la Mindscape 6, la resistenza alle interruzioni durante l'Enchanted Moonlit Blossom è aumentata di veramente un sacchissimo, ed il critical damage è aumentato di un addizionale 100%, diminuendo inoltre del 20% la resistenza a tutti gli attributi del nemico. Per quanto riguarda i suoi disc drives, non c'è da girarci intorno. 4 pezzi del Shockstar Disco è il best in slot per qualsiasi tipo di stun. Quindi non buildare questo personaggio con questo set è una cosa da non fare. Per i 2 pezzi invece c'è molta più scelta.
Io vi consiglierei quello che è lo Swing Jazz per il 20% in più di energy bonus, ma in realtà qualsiasi set di danno può andare bene, che sia quello pen, che sia quello critical rate, che sia quello attacco. Le main stat invece non sono importantissime, l'unica cosa che volete in modo obbligatorio è impact in main stat nel sesto pezzo. Poi chiaramente se volete andare a far fare a Ching Yi molto più danno, andrete a mettere nel quarto pezzo o rate o damage e nel quinto pezzo o electric damage bonus oppure pen ratio. Riguardo invece quelle che sono le sue double engine, quindi le sue armi, allora la sua arma signature è devastante. Non solo ha impact in main stat, e non occorre che lo dica, ma impact andrà ad aumentare quello che è lo stun value del nostro personaggio, ma andrà ad aumentarle ancora di più l'impact ogni volta che un basic colpirà un nemico. Per la precisione è un 0,7% di impact staccabile fino a 30 volte. Ed è finita qui? Assolutamente no, perché ogni volta che saremo a 15 o più stacks, tutta la squadra prenderà un 20% di damage aumentato per 10 secondi. Questa qui è veramente assurda, senza contare il fatto che può essere anche messa su altri personaggi stunner. Ovviamente, sempre parlando di engine a 5 stelle, mettendo da parte quella che è la sua, abbiamo quelle del base. Quella di Li Kaon e di Koleda sono veramente forti su di lei. Mentre, per quanto riguarda quelle che sono le opzioni free to play, abbiamo la Steam Oven e la Demar Battery Mark II. Entrambe, appunto, ottenibili e raffinabili da free to play. I team di Ching Yi sono veramente molteplici, grazie anche solo al fatto che possa workare in team con la presenza di un random attacker, la rende veramente versatilissima. Il suo miglior team però sarà quello Iter con Julian e Nicole, ma è anche un buonissimo rimpiazzo per Li Kaon nel team Ice, nel caso appunto non abbiate Li Kaon. Nel caso appunto li abbiate entrambi, andate sempre e comunque di Li Kaon nell'Ice team, ma worka perché appunto Ellen, essendo attacker, andrà a proccare la sua passiva, intendo chiaramente di Ching Yi. Vi ricordo un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo episodio. Koto, out, episodio. Che ca...